Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video della vita frenetica del trattorista. Vi chiedo scusa se in questi giorni non sono usciti dei video, ma mi sono preso qualche giorno di ferie e ho deciso di mettere in pausa le registrazioni. Allora oggi sono qua e appunto, oltre che per raccontarvi quello che sto facendo, la mia giornata, vorrei approfittarne per aprire con voi un discorso su un commento che mi è stato fatto sotto un video scorso. Allora, il commento in questione dice, ovviamente per motivi di privacy non leggerò il nome: una delle ingiustizie dell'agricoltura nei confronti di tutti gli altri settori come edilizia, autotrasporti, meccanica eccetera è che voi agricoli potete condurre i trattori con la sola patente B. Io e tutti gli altri come me abbiamo speso 5 milioni di lire ai vecchi tempi, che al giorno d'oggi sarebbero circa 3.000 euro, per fare le patenti superiori. Ingiustizia che non riuscirò mai a digerire. Poi, per non parlare delle omologazioni dei vostri mezzi, altra ingiustizia. Con il telescopico non posso trainare nulla per strada se non con il modello agricolo, che di differenza non ha nulla e che è più piccolo anche come peso rispetto al mio 16 metri. E così limiti di sagoma, dei rimorchi e altri attrezzi agricoli. Ingiustizie e basta, o tutti o nessuno. Chi siete voi? Allora, come avrete già capito e penso di aver fatto intendere anche in altri video, e voi direte, ma ti stai contraddicendo, nel senso che io guido i trattori, non dovrei trovarmi d'accordo con questo commento perché dovrei tirare acqua a mio mulino. Però io in realtà non so, non credo di essere l'unico, però magari qualcun altro non vuole esporsi su questa faccenda. Comunque sia, io mi trovo d'accordo con questo commento, nel senso che effettivamente non è giusto. Ma non è che non è giusto perché tu pesi di più di me, io peso meno di te, te hai il rimorchio più lungo, io ho il rimorchio più corto. Però diciamo che l'agricoltura alla fine, come dice il commento, ha già fin troppe agevolazioni. A parte il fatto che senza di quelle non camperebbe nessuno con questo mestiere, perché sono tutte miserie, detto proprio fuori dai denti. Quindi di queste agevolazioni l'agricoltura, dal mio punto di vista, ribadisco, dal mio punto di vista, che non ho un'attività ma sono operaio, io lo vedo così. Per quanto riguarda perlomeno le patenti, io direi che si potrebbe fare qualcosa, perché effettivamente è troppo comodo. Cioè, se il camionista si deve spendere 3.000 euro CQC e 1.000 menate, diciamo, ADR, adesso sinceramente non sono molto informato, comunque vabbè, se c'è qualche camionista commenti, chi va a fare il trattorista, che sia un'azienda agricola o che sia un appunto contoterzista, per andare in giro con un trattore che alla fine ha lo stesso peso complessivo di un camion, può semplicemente utilizzare la sua patente dalla macchina. C'è stato un commento di risposta al commento che ho letto prima, dove dice che ci vuole il patentino, ci vuole un'altra patente per utilizzare i mezzi agricoli. Sì, io stesso ho fatto quei patentini lì, ma parliamoci chiaro, sono patentini che non servono a niente, se non per essere in regola quando arriva in azienda un controllo. Ma fondamentalmente non servono a niente quei patentini lì, anche perché chiamarli patentini è un complimento, perché non servono veramente a nulla quelle robe lì. E anche perché le prime robe che ti dicono quando vai a farli sono: no, ma io non voglio insegnarti ad andare col trattore. Che ok, è un modo di rispetto per chi magari ha 50 anni che lo usa. Però se inizi così, cioè non è che tu vai a fare la patente del camion, ti dicono: no, ma io non voglio insegnarti a usare il camion. Che senso ha? Quindi io sinceramente con questo commento mi trovo d'accordo, cioè io la penso come lui. Se dovessero mettere una limitazione per utilizzare i mezzi agricoli, che bisogna fare un certo tipo di patente specifica, però, perché dopo andare in giro con la botte o andare in giro col carro non è come andare in giro col camion. Perché il camion, sappiamo tutti che i camionisti hanno appunto le ore di guida, ed è tutto un settore che gira intorno a quello. Purtroppo l'agricoltura è un settore dove devi correre dietro al tempo meteorologico, quindi se tu mi metti 8 ore di guida che il giorno domani piove, è un disastro.
bisognerebbe semplicemente fare, e secondo me, da persona ignorante, bisognerebbe semplicemente fare, come per esempio in Germania, che mi sono informato e mi hanno detto che ci sono, delle tipologie di patenti specifiche. Per il trattore, non so, da 100 cavalli, nel trattore di 200 cavalli, 300 cavalli in su, per la mititrebbia, per la trincia, per il trampolo, patenti proprio specifiche, patenti mirate. E per quanto riguarda i costi saranno quelli che saranno, però comunque sia si frena un po' questa cosa. Dopo certo che ci sarà sempre quello che sta in giro 22 ore su 24 con il rimorchio, eccetera eccetera. È un pericolo, ok, però perlomeno c'è su una persona, diciamo, formata, si può dire così. E già lì è una grande differenza, secondo me, piuttosto che mettere su il primo gnarello che capita, così. Comunque, con questo discorso, io non è che voglio rendermi simpatico ai camionisti, perché non mi cambia nulla alla fine. Io faccio il mio mestiere, loro fanno il loro e siamo tutti contenti. Però vorrei comunque far notare anche alle persone che non svolgono questo lavoro che comunque è vero che ci sono delle differenze. Seppur sembra lo stesso mestiere, non è lo stesso mestiere. Spero che sia chiara questa cosa. Anche se si gira in strada tutto il giorno, vorrei far capire che non è la stessa cosa fare il camionista e fare il trattorista. Sono proprio due lavori completamente diversi, sia per il tipo di macchina che si utilizza, sia per la mentalità col quale è costruita la macchina, l'attrezzatura che abbiamo attaccato dietro. Sono proprio due lavori, due mondi diversi. Per quanto riguarda invece la risposta a quel commento lì che la persona ha fatto, che adesso non mi ricordo il nome, praticamente dicevano: eh sì, però noi non facciamo la patente, però il trattore va in giro a 40 km/h, può portare fino a un certo carico, che adesso non mi ricordo quanti quintali sono, e il trattore va di qui, il trattore va di là. Però io non mi trovo d'accordo con nulla di tutto ciò. Nella mia testa c'è l'idea che in questo settore siano tutte cose fatte a caso, perché tutti fanno quello che vogliono, basta. Sembrerò uno che ci va giù pesante, non lo so, mi dispiace, perderò gli iscritti per questa cosa, non mi interessa niente, io comunque la penso così, perché anche tutte le omologazioni che ci sono non si capisce nulla. C'è quello che ho omologato a 300 quintali, quello Model Regulation omologato a 360, e dopo c'è la botte, tre asci che carica 300 quintali quando dovrebbe caricarne 200, però c'ha l'attacco del timone diverso, quindi può arrivare a 300. Sono tutte 1,5 milioni di sfaccettature che non ci capisco, non si capisce, non che io non lo capisco, non si capisce niente. Perché vai a leggere, per dire, sui vari siti di informazione, vai a informarti, da una parte c'è scritto così, dall'altra parte c'è scritto cos'ha. Però se tu gli metti le gomme così, puoi portare in giro tanto, perché quella gomma lì riesce a una portata che però il timone deve essere... boh, non si capisce niente. Mentre invece il mondo dei camion, c'è quel rimorchio lì che pesa così, la motrice pesa così, puoi portare tot, punto. Il camion è omologato come macchina operatrice, per modo di dire, puoi portare tot quintali, punto. No, se tu sfori di 10 quintali non gli interessa niente a nessuno, ti becchi la tua multa, ti tirano giù i punti, basta. Qui invece, boh, non... niente, nessuno controlla niente, vabbè, oh, andiamo avanti così e via, andare. Che dopo, anche per esempio sulle pagine Facebook, che ci sono quelli, ecco, voi con i vostri trattori di merda in mezzo ai cosiddetti, andate a 40 all'ora di qua e di là. Va bene, avete tutte le ragioni del mondo. Però prima roba un po' di rispetto, perché anche se vanno a 40 all'ora stanno sempre lavorando. Diciamo che per esempio su una strada provinciale alcuni potrebbero anche fermarsi un po' più spesso per passare le macchine, visto che dopo rompono, fermatevi in parte e basta, li lasciate passare, che vadano, e non è niente da dire. Però ci sono certi che non fanno neanche questo,
E lì capisco io la rabbia degli altri, perché comunque se io ho un impegno, devo essere là una certa ora, mi trovo davanti in trattore a 40 all'ora sulla provinciale, capisco, mi girerebbero anche a me le scatole. Comunque collegandomi al discorso che stavo facendo, vorrei semplicemente dire che sappiamo tutti che siamo nel torto, noi agricoli, definiamoci così, e quindi certe volte si potrebbe evitare anche di andare a fare certi commenti, perché boh, io lo trovo inutile. Infatti io ho risposto subito a questa persona, ti rispondo con un video perché sarebbe un discorso troppo ampio per risponderti con un commento. Io fino ad ora non è che ho 30 anni di esperienza in questo settore, però per quello che ho visto fino adesso è questo. Mi sto, diciamo, tirando l'acqua contro, però purtroppo è questo. Io vedo tutte cose fatte a caso, sinceramente, che nessuno dice niente a nessuno. Comunque ragazzi, oggi sono con la botte, però sono in una stalla, come potete vedere lì le mucche, le vacche si dice, no, mucche. Stiamo vuotando le vasche perché hanno appena trinciato il mais di primo e stiamo entrando in campo per lo spandimento. Per quanto riguarda invece il discorso dei chilometri, eccoli, questi qui sono i chilometri in una settimana più o meno che io ricordi. Non guardate gli altri parametri che non ci interessano, guardate solo i chilometri. 977,49 km. Quindi alla persona che mi ha chiesto quanta strada faccio più o meno col trattore, questa. E niente, per il video polemica di oggi è tutto. Io spero di aprire in voi un po' di discussione nei commenti, sarò lieto di rispondere anche io. Oppure se la faccenda si fa incasinata vedrò di chiarire le cose in un video. Comunque sì, a me fa piacere che si aprano anche certi discorsi. Certo che ci vorrebbe il Ministero dei Trasporti per parlare più seriamente della cosa, però purtroppo non lo conosco, non è mio amico e non posso invitarlo qui in parte a me sul trattore. Niente, continuate a seguirmi, vi auguro una buona giornata o una buona serata in base a quando guardate il video. Ci si rivede in un prossimo video. Ciao a tutti!